JP Morgan Global Income Fund. Reddito e performance insieme. Prima dell'adesione, leggere il prospetto. Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento con In Rete, il meglio della promozione finanziaria da Blue Rating, sempre qui con Gianluca Baldini. Cominciamo con un reclutamento importante, anzi più di uno, quello che lega appunto le nuove reclute prese da Fineco in arrivo da MPS. Sentiamo il servizio. Arrivano tutti da MPS gli ultimi tre ingressi di peso nella rete di Fineco. Secondo quanto risulta Blue Rating, la società guidata dall'AD Alessandro Foti, la cui rete è coordinata dal direttore commerciale Mauro Albanese, ha dato da poco il benvenuto a Massimo Zaniboni, che si aggiunge agli altri due innesti dei mesi scorsi provenienti dal gruppo senese, Luigi Becchini e Teresa Carnevale Maffè, entrati il 13 novembre. Fineco Bank ha chiuso il 2013 con una raccolta netta complessiva di 2,5 miliardi di euro, di cui 2,4 affluiti nelle casse dei prodotti di risparmio gestiti, e con asset per 36 miliardi di euro. A dicembre il numero complessivo dei promotori finanziari in forza alla rete era di 2.458 unità. Sentiamo nell'intervista realizzata da Blue Rating a margine del convegno Ascosim cosa ha da dire il numero uno di Finanza del Futuro, Armando Escalona, sul futuro della rete nel 2014. L'anno in corso credo che gennaio si sta prefigurando in maniera molto positiva. La ripresa è stata avvertita dai nostri clienti e dalla nostra rete, anche da un punto di vista commerciale, che in termini di raccolta molto buono. E noi quest'anno abbiamo proprio intenzione di valutare la nostra attività non tanto sulla dimensione numerica quanto sulla dimensione qualitativa. Tendiamo a aumentare il livello qualitativo dei nostri promotori, mettere a disposizione dei nuovi servizi. Puntiamo moltissimo sull'attività di consulenza. Ma direi che un po' tutto il mercato in quest'ultimo 2013 ha spostato l'attenzione su promotori private. Anche noi faremo così, private in termini di dimensione di portafoglio, non necessariamente in termini di clientela. È evidente che un promotore con un portafoglio importante, quindi sopra i 30 milioni di euro, abbia anche dei clienti con un livello di portafoglio importante. Però noi puntiamo su promotori che abbiano la voglia di crescere, di valorizzare i loro asset, di dare servizi di qualità ai loro clienti. Sentiamo ora cosa ci ha detto Cesare Tenconi di Lombard Merchant Bank sulle intenzioni che ha per la sua banca nel 2014 e soprattutto sulla volontà di fare di Lombard una banca che riprende il modello di business e la rete di promozioni di Mediolanum. Sentiamo il servizio. L'idea era creare una banca, più che altro una banca elettronica, quindi una banca online, non la classica banca di sportello. Avendo il settore televisivo, quindi avendo 6 canali sul digitale terrestre, il mio interesse era creare una banca che, diciamo, facilitasse un attimino l'utilizzo e cambiasse quelle che sono le classiche cose della banca da sportello, che ormai credo che è arrivata alla fine della sua vita. La banca sta fatturando bene, stiamo fatturando circa un milione e mezzo al mese. Adesso chiuderemo bilancio tra marzo e aprile, vedremo, però è positivo. Stiamo facendo vari investimenti, quindi lavoriamo anche sotto forma di consulenza, portiamo fondi di investimento che investono nelle imprese che sono in crisi con proiezione specialmente sui mercati internazionali, e sta andando bene. Quando si parla di reti naturalmente non può mancare Mediolanum. Questa volta parliamo del figlio, con gli orologi e tutti i business che vanno più o meno bene del figlio del grande Ennio. Massimo Doris, vicepresidente di Mediolanum e amministratore delegato di Banca Mediolanum, ringrazia papà Ennio. Senza la presenza nell'azionariato del gruppo Banca Assicurativo, infatti, la holding di Doris Junior sarebbe in perdita, perché l'altro business, quello degli orologi targati Grimaldi, non va bene. La Snowpeak è una società interamente controllata da Massimo Doris, che ha tra le sue partecipazioni il 50% di Vabene SRL, che possiede appunto il marchio di orologeria Grimaldi. I risultati dell'azienda hanno portato anche Massimo Doris nella sua cassaforte a registrare la perdita di Vabene, svalutando la partecipazione di circa 360.000 euro. Fortunatamente 2 milioni di dividendo provenienti da Mediolanum hanno permesso a Snowpeak di chiudere comunque in utile. Bene, grazie per essere stati con noi dalla redazione di Blue Rating e da Gianluca Baldini. Un arrivederci alla prossima settimana, sempre con In Rete di Blue Rating.